Le porte della Will di Taranto in Piazzale Dante si aprono a chi si sente vittima di mobbing o di violenza sul lavoro grazie ad uno sportello dedicato che oggi si inaugura con una serie di professioniste, un avvocato, una psicologa e lei è proprio la dirigente, colei la quale guiderà questo centro. Cosa si potrà fare? Noi ci occuperemo di ascolto di tutte le persone che vivono problematiche purtroppo oggi attualmente molto presenti, che sono il mobbing dal punto di vista lavorativo, che spesso vede le persone con delle serie problematiche sia vissute sia a livello di vessazioni, demansionamenti, carichi di lavoro troppo elevati o addirittura annullati. Quando si delinea un caso di mobbing e come si può agire? Denigrare ovviamente il lavoro e quindi di andare a colpire la dignità di colui o colei che opera la sua attività professionale. I rimedi possono essere da un piano strettamente civilistico addirittura sino ad arrivare poi su un piano penalistico, lì dove quelle condotte si trasformano in molestie sul lavoro. Molto spesso questo tema non ha volti perché la gente ha paura di denunciare e invece noi con questo, ecco, siamo nel mezzo e quindi invitiamo tutte queste persone, tutti questi lavoratori a venire all'interno del centro di ascolto e sollevare quella che purtroppo oggi è divenuta una piaga vera e propria.